al Teatro Biblioteca Quarticciolo con il sindaco o sindaca Giusy Nicolini e per Ciao a tutti. sì, anche più di una se volete, insomma. Avete visto un film che è Terraferma di Emanuele Crealese e adesso parliamo d'altro, nel senso che questo film è stato, come dire, il primo gradino di un discorso che invece ci aiuta a parlare di quella che è la condizione di un'isola, che non è solamente un'isola in mezzo al mare, ma è anche un'isola in mezzo alle notizie, insomma, ad una narrazione globale. Il prete che abbiamo intervistato quando venimmo da te, insomma, ci ha detto: ma vabbè, ma Lampedusa è il mondo in 25 km quadrati. Quanti sono i chilometri più o meno? 20 km quadrati, insomma. Anzi, a un certo punto ci ha detto pure: c'è gente che muore per incidenti stradali. Sì. E lui ha detto: ma perché prendo la rincorsa per arrivare a Linosa? Però c'è anche questo, no? Lui ci diceva: se chiami una persona per incontrarla, puoi tranquillamente dirle: ci vediamo tra un quarto d'ora, e la incontri dopo un quarto d'ora. E invece muoiono per incidenti stradali. Per cui è veramente un pezzo di mondo, no? Quasi come se il mondo, come dire, non fosse una sorta di trappola dalla quale non riesci a sfuggire. E anche se stai su un'isola che fino a 30 anni fa non stava neanche sulle cartine geografiche, adesso che è entrata nelle cartine geografiche, è entrata nella narrazione mondiale. Per cui parlare con il sindaco di un'isola così piccola e così lontana dalle coste un'altra isola, per cui è l'isola d'un'isola, insomma, Lampedusa, e così geograficamente, geologicamente lontana, insomma, da quello che noi pensiamo sia il nostro paese, eppure questo sindaco, questa sindaca, fa parte della narrazione mondiale. A me piacerebbe sapere, cioè, come lei, come Giusy Nicolini, cioè, se gli si chiede: ma che cos'è Lampedusa, insomma, no? Lampedusa è Linosa, però noi conosciamo Lampedusa, anche se lei è il sindaco di Lampedusa, è Linosa. Cos'è Lampedusa? È un'isola, è un racconto, è un insieme di persone, è la tragedia che vediamo in televisione, è il mare pulito, è la spiaggia di conigli. Che cos'è Lampedusa? Tutte queste cose. Per me, per chi lì ci nasce, ci cresce, fino a un certo punto della tua vita è tutto il mondo, è davvero così. È come tutte le isole, appunto, ha una natura meravigliosa e tanti problemi perché l'insularità condiziona moltissimo la quotidianità. Comprime i diritti perché ti devi spostare, ti devi trasferire su quella che chiamiamo terraferma. La Sicilia è un'isola, ma noi la chiamiamo terraferma. Questo Crealese ha scelto questo titolo. L'isola che vedete lì è Linosa, però, anche se quello che succede nel film avviene a Lampedusa, ma siccome il film lo girava a luglio e Lampedusa è turistica in estate, per ragioni proprio pratiche ha scelto Linosa come luogo. Quello che ha di unico Lampedusa, certo detto da me, magari non ci credete, perché come se io vendessi un prodotto, mia Lampedusa, però penso che sarete d'accordo con me, quello che di unico ha Lampedusa rispetto ad altre isole è di essere un'isola a metà tra due continenti. Questo è quello che la rende unica e particolarissima. E da un punto di vista naturalistico, perché è un pezzo d'Africa, nel paesaggio, ma anche nella natura. Ci sono molte specie animali e vegetali che gli studiosi vengono lì a vedere per
perché in tutta Europa, in tutta Italia e a volte in tutta Europa si trovano solo a Lampedusa e in Africa. E chiaramente questa sua straordinaria posizione geografica fa sì che sia anche al centro della rotta migratoria più drammatica del nostro tempo, perché è la rotta più lunga, più pericolosa, quella dalla Libia, quindi dall'Africa verso l'Europa. Io l'idea che Lampedusa fosse qualcosa di straordinario, che lì insomma, succedeva qualcosa di straordinario, ce l'ho sempre avuta, e i lampedusani probabilmente ce l'hanno sempre avuta, però era un compito che veniva relegato a Lampedusa anche rispetto al nostro paese, cioè, la solitudine di Lampedusa nel fronteggiare la crisi migratoria del Mediterraneo c'è stata anche rispetto all'Italia, anche rispetto alla Sicilia, che adesso viene coinvolta negli sbarchi da 2014 adesso, perché le navi che stanno a sud di Lampedusa portano la gran parte dei salvati anche negli altri luoghi di sbarco della Sicilia. Così l'Italia ha capito che cos'è l'emergenza immigrazione, così come l'Europa l'ha capito con l'apertura della rotta dei Balcani, ma era qualcosa di che non si voleva vedere probabilmente, perché insomma in 20 anni ne sono passati, in 20 anni ne sono morti, tant'è che il Papa ha scelto Lampedusa per iniziare il suo viaggio. Per cui è vero, lì si muore di incidenti stradali, anche di overdose, arrestano persone anche per pedofilia, è un microcosmo, un pezzo di mondo, però ha fatto e sta facendo qualcosa di straordinario, che per cui probabilmente oggi è diventata anche una metafora. È qualcosa di straordinario perché è veramente così piccola e ha fatto cose molto grandi, e io la sensazione, diciamo, l'impressione che è veramente stata tutto sommato un'impresa eroica ce l'ho quando vedo gli altri che respingono. Gli altri sono sempre più grandi di noi e sono sempre più attrezzati di noi, perché in un'isola è tutto limitato, in un'isola hai il problema dell'acqua, hai il problema dei trasporti, hai il problema dei rifiuti, hai il problema, non hai l'ospedale, per cui se vedo poi Goro che respinge 8 donne e 5 bambini, allora dico, abbiamo qualcosa da spiegare agli altri. Per esempio nel 2011 a Lampedusa, cioè, gli immigrati c'erano tanti, più degli abitanti, e nel 2011 c'era ministro Maroni, presidente del consiglio Berlusconi, peraltro in quell'anno c'erano le elezioni regionali nella cosiddetta Padania, diciamo, che io chiamo Topolinia perché è una realtà assolutamente magnifica. È successo che intanto è arrivato un numero di persone un po' più alto rispetto agli anni precedenti. Considerate che nel corso di questi ultimi 20 anni da Lampedusa sono passate almeno 300.000 persone. La media annuale era più o meno sui 20.000 l'anno, tranne nel 2008 ne sono sbarcati 38.000. E nel 2011 65.000, perché 25.000 di questi venivano dalla Tunisia in occasione della primavera araba, era molto facile fuggire. Quella volta sono fuggiti tanti ragazzi,
che anche non avevano l'idea di andarsene per sempre. Molti di questi ragazzi mi raccontavano: ah, ma io voglio vedere un po' il mondo, sto 6 mesi in giro, poi torno a casa. Oppure non avevano più lavoro perché chiaramente il turismo quell'anno lì, l'anno della cosiddetta primavera araba, non c'erano, c'erano le guerre, le rivoluzioni, e quindi chi faceva il cameriere, il cuoco, non aveva più il lavoro. La cosa strana che è successa è che tutti quelli che sbarcavano li lasciavano là, cioè Maroni ha deciso che nessuno veniva trasferito in Sicilia, nel resto d'Italia, cosa che veniva fatta sempre prima e che si fa adesso, perché altrimenti non sarebbe, cioè, immaginate se 300.000 persone sbarcate a Lampedusa fossero rimaste tutte lì, non, assolutamente impensabile. Quell'anno invece lui disse: rimangono a Lampedusa perché li dobbiamo rimpatriare direttamente da Lampedusa. In realtà poi questa storia finì in maniera assolutamente ridicola. Maroni fu preso in giro da tutta Europa e bacchettato da tutta Europa, anche perché tra l'altro poi rilasciò il permesso umanitario a questi tunisini di cui non sapeva più che farsene, che poi varcarono il confine, andarono in Francia, furono rinviati indietro dalla Francia verso l'Italia, perché ritenevano non legittimo il permesso umanitario per i tunisini. Quindi tutti quelli che sbarcavano rimanevano lì. Cominciò l'8 di febbraio questa storia che vi sto raccontando. In piena estate, quindi, quando faceva caldo? Faceva freddo invece. La prima sera ne arrivarono 180, però era un segnale strano. L'indomani 300, l'indomani ancora. Il centro d'accoglienza era chiuso, perché vi ricordo che nel 2009, 2 anni prima, lui aveva inaugurato la politica dei respingimenti. Aveva detto: non salviamo più le persone in mare, se le salviamo le riaccompagniamo in Libia. Ci sono inchieste anche fotografiche della fine che poi facevano queste persone riportate in Libia. I libici poi li accompagnavano alla frontiera, poi li abbandonavano in Libia, nel deserto. Non significava riportare in Libia i libici? No, perché sono tutti subsahariani e gente che viene da Eritrea, Somalia, Mali, Ghana, Costa d'Avorio. Insomma, non sono libici quelli che partono dalla Libia, ma non sono libici. E così nel giro di una settimana diventarono 5.000, e ancora lui insisteva a tenere il centro d'accoglienza chiuso, perché questa storia che il centro d'accoglienza era chiuso serviva alla propaganda: coi respingimenti abbiamo fermato gli sbarchi. Infatti il centro d'accoglienza di Lampedusa è chiuso. Gli stranieri stavano negli alberghi a spese degli italiani? Stavano per strada invece. E quando sono diventati 5.000 li hanno concentrati tutti nel campo sportivo, che è il luogo dove poi Papa Francesco ha fatto la messa, ha celebrato la messa, ed è il luogo in cui costruiremo il campo di calcio vero a Lampedusa, finanziato dalla Lega Nazionale Calcio di Serie B. Questa storia durò 2 mesi, loro diventarono 25.000 dall'8 febbraio al 10 di aprile ne sono passati 25.000. Il degrado a fronte di una popolazione che è 5.008, neanche 6.000. È molto interessante quello che è successo quella volta a Lampedusa, perché non sono successe rivolte né da parte dei tunisini né da parte dei lampedusani, ma anzi è scattata una solidarietà e una quasi complicità, perché in realtà quell'ingiustizia era doppia: era verso i migranti, era verso i lampedusani, tutti e due abbandonati nella stessa barca in mezzo al mare. La comunità si è totalmente sostituita allo Stato, ha sfamato quelle persone, le ha vestite,
bisognava procurare coperte perché dormivano fuori all'aperto sotto la pioggia, e quindi sì, sono anche arrivate organizzazioni umanitarie, si sono fatte anche distribuzioni con Medici Senza Frontiere eccetera più in là, quando questa notizia cominciò a circolare. Ma la comunità ha fatto veramente tanto, e tuttora qualcuno studia questa fase della storia di Lampedusa come un caso, no? Perché e qualcuno è pure convinto che l'ordine pubblico fosse mantenuto dalla polizia e dallo Stato. In realtà l'ordine pubblico veniva mantenuto dalla solidarietà, dalla fratellanza, dal fatto che loro non avevano neppure bisogno di chiedere, oppure chiedevano e insomma trovavano bussavano anche a volte nelle case per chiedere cose specifiche, come telefonare o ricaricare un telefonino o una doccia, o fare una doccia, perché poi quando cominciò a scaldarsi il tempo, fine marzo, primi di aprile, avevano anche bisogno di lavarsi. Poi, forse ve lo ricorderete, questa storia finì con l'arrivo di Berlusconi. Che comprò casa, annunciò, diventerò lampedusana anch'io, vi svuoterò l'isola, restituirò l'isola ai lampedusani nel giro di 60 ore. Mandò delle grandi navi veloci per fare questa evacuazione, perché si trattava di un'evacuazione. Era lui che aveva messo il tappo, per cui essendo esatto, il padrone del tappo. Esatto, loro avevano messo il tappo e loro lo toglievano il tappo. E la spiegazione è abbastanza facile, no? 25.000 tunisini in giro per l'Italia o sparsi per l'Europa non sarebbero stati un'emergenza. 25.000 tunisini tenuti a Lampedusa e mostrati a tutto il mondo in quella condizione di assoluto degrado sono diventati un'emergenza. Io ricordo, arrivò Olivia Turco, perché anche i media, lì questa storia è interessante perché noi che la vivevamo in prima persona e capivamo quello che stava succedendo, era per noi facilissimo da capire, non veniva invece compresa, o forse i media dovevano fare da megafono alla propaganda politica, e tutti ripetevano queste frasi, è uno tsunami umano, è un'emergenza biblica. Bisognerebbe risentirli oggi questi proclami, quando invece milioni di persone passano dalla rotta balcanica, e quando i numeri delle persone che arrivano coi barconi sono diventati 160.000, 170.000 quest'anno, no? E 25.000 nel 2011, venivano raccontati come tsunami umano. Questa cosa serviva. Io adesso sono invece molto contenta che finalmente Lampedusa racconta un'altra storia. Certo, non immaginatevi che sia l'isola felice e che abbiamo risolto tutti i problemi e che no, lì c'è un centro di accoglienza che viene gestito dalla prefettura, dal Ministero dell'Interno, che teniamo sotto controllo, perché basta distrarsi un poco e i meccanismi degli affari e dei maltrattamenti succedono, possono succedere pure lì, non è che è l'isola felice, però è un posto dove abbiamo organizzato tutta la partita, dal primo soccorso, il primo soccorso in banchina, la sanità, i servizi sanitari aumentati e con beneficio anche della popolazione locale. E sicuramente se le persone che lì vengono soccorse e ospitate rimangono pochi giorni, penso che le loro condizioni siano tra le migliori
che si possano immaginare rispetto agli altri luoghi di sbarco. Sicuramente meglio della Grecia. Ovviamente, se avete domande, eccola, mi fate subito. Avvicino col microfono. Siamo in un teatro, due domande che riguardano Lampedusa, ma anche il, diciamo, lo spettacolo. Uno, se ce lo può dire, no, in generale il film Fuoco a Mare, se, come mai è stato escluso secondo lei dalla parte film ed è rimasto solo in corsa per i documentari? Quindi come è stato? Quello lo disse anche Sorrentino, non era d'accordo che venisse selezionato tra i film. Beh, questo ha detto lui, però lei è stata in America, ha visto magari come lo vedono, magari hanno visto pronto forse con un documentario. L'altro, che è successo con Baglioni a suo tempo con il festival. Allora, Fuoco a Mare, chiedevo infatti ad Ascanio prima se l'avesse visto, perché mi sarebbe interessato il suo giudizio. Allora, Fuoco a Mare è complessivamente un documentario. Gianfranco Rosi, non so se avete visto le altre sue cose, è uno che lavora molto a lungo. Lui è stato un anno a Lampedusa, osservando, studiando, scegliendo i personaggi e i luoghi, no? E poi gira, e si mette in un angolo, gira, tu ti dimentichi pure che lui è lì e che sta girando. In Fuoco a Mare, se togliamo la parte... Voi l'avete visto qui? Qualcuno c'è che l'ha visto... Se togliamo la parte del medico, che è un po' l'io narrante, no? del documentario, e lui parla perché sta raccontando alla cinepresa. Quindi se togliamo questa parte, tutto il resto è un documentario puro. Certo, c'è un montaggio che poi racconta una storia, che ha un crescendo, che mantiene due narrazioni parallele, quelle dell'isola, perché lui ha visto l'isola nel suo nuovo ruolo, che non è più quello di essere l'unico e la sola porta d'Europa, no? l'unico luogo di sbarco, perché nel 2014 con Mare Nostrum, a sud di Lampedusa, sono state schierate le navi della Marina Militare Italiana, poi l'operazione, come sapete, si è chiusa, ma tutte le altre operazioni che sono in corso, Frontex, così via, cambiano nome, Sofia, eccetera, eccetera, cambiano nome, insomma, anche se hanno dichiaratamente finalità di tipo securitario, di controllo, di polizia, in realtà fanno i soccorsi e partecipano ai soccorsi. Queste navi raccolgono le persone sulle navi e a Lampedusa vengono trasportati soltanto quelli che hanno più urgenza di raggiungere il porto sicuro più vicino, e quindi donne incinte, bambini, feriti, ustionati, traumatizzati, eccetera. Tant'è vero che su 160.000-170.000 noi ne riceviamo max 20-24.000. Quest'anno siamo molto, molto sotto. Rispetto al passato, noi abbiamo ottenuto l'istituzionalizzazione di tutto il sistema, no? Quindi già nella banchina dove arrivano le motovedette ci sono i medici, ci sono le organizzazioni, ci sono anche i volontari di Lampedusa che però portano soltanto il tè caldo. È tutto molto più organizzato e istituzionalizzato, cioè la comunità interviene soltanto quando io ho bisogno, per ragioni particolari, per esempio a volte arrivano
neonati, e quindi c'è bisogno di i pannolini, il biberò, le cose che insomma, nel centro di accoglienza non ci sono in grandi quantità. Quindi intervengono, oppure spero non accadrà mai più, ma insomma quando i naufragi, quando arrivano i morti, per il naufragio del 3 ottobre io ho avuto tanto tanto bisogno della comunità, per le ragioni più disparate, perché qualunque cosa era un problema insormontabile di fronte a questa cosa enorme che abbiamo dovuto gestire senza Bertolasi, senza protezioni civili nazionali, senza niente. Quindi lui ha visto questa nuova Lampedusa, no? In cui e poi voleva rappresentare l'isola nella sua, come dire, innocenza, nella sua, per ragioni diverse, con un'ottica diversa, un po' il lavoro che hai fatto tu con quando lui è stato nel 2014 a Lampedusa, ha fatto questi laboratori teatrali, poi ha fatto un suo lavoro che spero continuerà, di interviste, no? Le persone, eccetera. Alla fine lui ha scelto Samuele, un ragazzino forse strano dal punto di vista di voi cittadini, però insomma di questi ragazzini nelle isole ci sono, ragazzini che ancora giocano molto fuori, che si costruiscono da soli la fionda, che magari non vanno tanto bene a scuola, che non sono super connessi, c'è ancora, diciamo, un'infanzia molto legata alla natura, no? E quindi c'è l'isola nel suo silenzio, nella sua natura, raccontata da Samuele, con tante metafore. Samuele a un certo punto, ed è vero, è stato un anno a girare, quindi nel corso di quest'anno questo ragazzino ha cominciato a vederci poco, e quindi ha bisogno di andare dall'oculista, gli dicono che ha l'occhio pigro, e questa cosa diventa una metafora per capire l'altro discorso, che è quello che succede a mare. Ci sono anche delle scene girate dentro il centro di accoglienza molto belle, assolutamente spontanee. E poi c'è questo finale molto drammatico, che sono le immagini dei morti di un soccorso che non stavano naufragando, sono stati salvati, ma poi scoprono che dentro la stiva ci sono moltissimi morti asfissiati, e questo succede spessissimo. A volte sono quelli che pagano di meno, ma a volte sono donne, bambini, perché quando i barconi sono troppo pieni, loro pensano di proteggere le donne e i bambini mettendoli nella stiva, perché spesso succede che le onde, che il mare è grosso, per chi è troppo vicino alla sponda della barca, io le ho viste e ci ho parlato con donne alle quali il mare ha strappato i bambini dalle braccia, e quindi pensano di essere più protetti, in realtà sono camere a gas, diventano, quando il viaggio diventa troppo lungo, quando hanno avarie e muoiono asfissiati. Insomma, lui è sceso dentro questa stiva, quella volta mi ha chiamato, anzi l'avevo chiamato io per dirgli, perché avevo notato che non c'era sul molo, era un giorno che erano arrivate 23 donne tutte gravemente ustionate, incinte, con bambini, lo sbarco era più grosso, ma 23 donne erano in condizioni penose, una è morta sull'elisoccorso che la trasportava in Sicilia. Generalmente sono ustioni che
ustioni chimiche che si producono a bordo per miscela tra il carburante e l'acqua di mare. A bordo c'hanno dei bidoni, hanno la scorta di carburante perché devono rimpinguarlo per affrontare il viaggio. E sia nei barconi, che non sono adatti a navigare, ovviamente, sono infatti quelli che ritengono di combattere, che si possa combattere la criminalità organizzata distruggendo i barconi, non hanno capito che non è che sono barconi che loro costruiscono apposta o che sono barconi da demolizione, ce ne sono quanti ne vuoi. Oppure gommoni senza chiglia, che già imbarcano acqua, già quando loro salgono sul gommone, il loro stesso peso fa salire l'acqua, e quindi c'è una percentuale di loro che arriva ustionata. In quel caso invece, quella volta, queste 23 donne non si sono ustionate a bordo, ma prima di salire a bordo, nel luogo in cui sono state tenute in prigionia, era scoppiata una bombola del gas, era scoppiato un incendio, si erano ustionate, e invece di soccorrerle, di portarle in un ospedale, le hanno scaraventate sul barcone e le hanno mandate via. E quindi io lo chiamai per dirgli: ma dove sei? Vieni. È qualcosa di terribile che è successo qui. E lui mi ha detto: beh, io sono, non sono a Lampedusa, sono sulla nave della Marina, e anche qui è successo qualcosa di terribile, e non so che fare, sto andando, ci sono questi morti, mi ha raccontato, sto andando, non so se poi userò queste immagini, però sono qui e le faccio. E insomma, poi ha deciso di usarle. E quindi io non sono un'esperta di cinema e di film e di documentari, è un docufilm questo qui. Non so giudicare se doveva stare nella sezione dei film, nella sezione... Sicuramente io penso che lo stesso fatto che sia candidato agli Oscar è un riconoscimento enorme e aiuta tantissimo la causa, insomma, far capire ai paesi che non hanno idea di che cosa sia il Mediterraneo, forse hanno il ricordo di che cosa è stato, hanno, no, conoscenze storiche sul Mediterraneo, ma non sanno, non capiscono, aiuta a mostrare quello che succede. Baglioni, ne vogliamo parlare? Baglioni è innamorato dell'isola, ha una casa a Lampedusa, e per 11 anni ha fatto questo festival che ha chiamato Ocha, mutuando un'espressione dialettale, è il diminutivo di Chatu, fiato, è un modo affettuoso con cui ci chiamiamo quando non vogliamo usare il nome. Ha fatto questa cosa anche importante, era una cosa anche molto costosa, perché era un grande spettacolo realizzato sulla spiaggia, l'ha fatto sempre con fondi pubblici. A un certo punto, l'ultima volta l'ha fatto nel 2012, il primo anno in cui sono stata eletta, poi non l'ha più fatto perché la ragione era che erano finiti i soldi che si utilizzavano per fare OSHA erano i soldi dell'emergenza immigrazione. Praticamente il governo Berlusconi ha ogni anno dichiarato l'emergenza con l'ordinanza del Presidente del Consiglio, tutti i poteri erano della Protezione Civile, questa fase della gestione, diciamo, emergenziale di tutta la partita immigrazione si è chiusa con il governo Monti a dicembre 2012. Il governo Monti ha detto
non è più un'emergenza, è una cosa strutturale, ha chiuso l'emergenza e ha assegnato le competenze in maniera ordinaria al Ministero dell'Interno per quanto riguarda il coordinamento dei soccorsi, i centri di prima accoglienza, il Ministero della Famiglia, delle Politiche Sociali, del Lavoro per quanto riguarda i minori non accompagnati, i comuni per quanto riguarda l'integrazione, quindi lo SPRAR, la fase post prima accoglienza. Punto. Diciamo questi soldi a pioggia che venivano stanziati e spesi anche al di fuori, diciamo, delle norme, al di fuori del codice degli appalti, non ci sono più. Però posso fare una domanda io? Allora, rispetto al festival, insomma, le giornate, le serate meritevoli, insomma, organizzate da Baglioni, qual era la relazione tra l'emergenza e lo spettacolo, insomma, il concerto dei Baglioni e delle persone che conoscevo? Cioè, nel senso, lì non per quanto ne so io, insomma, per quel poco che ne so, non venivano fatti, che so, come dire, concerti per gli immigrati, per gli stranieri, cioè era sostanzialmente uno spettacolo per i turisti. Sostanzialmente era un modo per risarcire, senza diciamo, l'isola, no, lo dico senza dei danni che subiva per il calo del turismo, che in realtà però non è mai calato. Tranne nel 2011, quell'anno lì che abbiamo raccontato, ma perché quella non era un'isola per turisti, non era neppure un'isola per lampedusani e neppure un'isola per tunisini, cioè non era un'isola per nessuno. Tranne quell'anno lì il turismo non è mai calato, però c'era questa, diciamo, supposta danno d'immagine, eccetera, eccetera, e in quei giorni lì del festival era una sorta di secondo Ferragosto, cioè, perché arrivavano questi fan, arrivavano dalla Sicilia anche con la nave, eccetera, apposta per il concerto, per il festival, tanta gente, tutto qui. Quindi aveva scopi più commerciali, ecco, che... E come mai ha smesso di farlo, quindi? Ha smesso perché non ci sono stati più soldi, cioè, lui ha... ma l'ha detto pure lui. Poi però si è arrabbiato quando abbiamo fatto Sabir nel 2014. Un festival teatro, musica, molto più piccolo in realtà. Sì, insomma. C'è stata anche una, diciamo, polemica pubblica. Però lui aveva già detto e dichiarato anche in TV, dalla Gruber 8:30, eccetera, aveva detto è un capitolo chiuso, tutte le cose hanno inizio e una fine. Non ci sono più i soldi, c'è la crisi, ha spiegato che loro non hanno mai fatto ricorso a sponsorizzazioni o perché ritenevano che il tema era tale da dove essere il pubblico a porsi questo obiettivo, e basta, che era chiuso. Quindi noi abbiamo cercato, io ho cercato di coprire, diciamo, questo vuoto di eventi, di attività, con qualcosa che fosse più legato all'isola e a quello che succede nell'isola, e quindi anche al dramma dell'immigrazione. Solo che appunto poi i soldi non ci sono mai, speriamo di poterlo continuare. Bruno Cecchini. Ora, io ho visto Terraferma e devo dire la verità, i sentimenti che si arrovellano nello stomaco vedendo quell'intrecci di sentimenti tra le persone di mondi diversi che si incontrano, e poi la tragedia stimola pure un minimo di reazione rabbiosa in me. E dunque, rispetto alla tratta o al dei migranti, o rispetto al contrabbando dei migranti, che sono due cose un pochino diverse,
c'è sempre un soggetto che guadagna direttamente. Poi abbiamo scoperto che sugli intrecci in Italia ci ha guadagnato qualcun altro, però lì c'è sempre qualcuno che ci guadagna, coloro che portano queste persone. Allora io mi domando, anche rispetto all'immagine che c'era qui del finanziere che era diventato così duro e ligio al dovere e quindi se l'è presa con chi aveva soccorso in mare, c'è un altrettanto comportamento duro e di contrasto rispetto a questi infami che comunque trafficano su persone? No, è un fatto di molto serio, perché queste sono organizzazioni criminali molto forti, molto ramificate, molto il traffico dei migranti, la tratta di esseri umani. E a questo proposito ora vi dico una cosa che riguarda il processo che c'è stato sul naufragio del 3 ottobre. È il terzo business mondiale dopo le armi e la droga. E anzi, secondo me, camminano insieme. Cioè, io sempre mi sono chiesta, ma com'è che in Sicilia gli americani hanno avuto bisogno di allearsi con la mafia per lo sbarco e questi qua invece non ci hanno bisogno? È ovvio che degli intrecci ci sono necessariamente, però è pure vero che l'Unione Europea ha deciso di regalare il mare all'illegalità e ai criminali, e credo che anzi più c'è emergenza, più serve soccorrere piuttosto che sì, non lo so, Frontex, tutto questo spiegamento di forze che c'è, che poi sono costretti, e meno male che lo fanno, a fare i soccorsi, che lasciano campo libero. Nel frattempo passa di tutto, secondo me, no? Ma è anche l'inquinamento, è anche di tutto, traffici di rifiuti tossici, di tutto c'è in questo mare. Ma il punto è proprio questo: se le politiche protezionistiche che ha messo in campo l'Europa servono a qualcosa oppure no. In questo momento servono a far fare affari, ma questo della tratta di esseri umani è una delle cose più devastanti, perché guardate che, a differenza di chi traffica armi o droga, questi banditi non hanno neppure bisogno di garantire che la merce arrivi a destinazione. Loro pagano prima di salire sul barcone, e peraltro non pagano solo quello, ma vengono spremuti lungo tutto il viaggio in maniera assurda, e che arrivino vivi o morti non gliene può fregare di meno. E se non arrivano, non c'è nessuno che protesterà. Cioè, prova tu a smerciare droga e a non far arrivare il carico a chi ti ha pagato l'anticipo. Cioè, ti fanno il pelo, il contropelo, e ti fanno la pelle. Questo invece e quindi è anzi uno dei mercati più illegali, più in voga in questo momento. Dal processo, dagli atti del processo del 3 ottobre, che è scaturito anche grazie all'attenzione che si è destato questo naufragio, con tutte queste vittime, con tutte queste bare, perché finché rimangono sepolti dal mare è come se non ci fossero sti morti, ma anche per delle fortuite coincidenze e per il coraggio dei superstiti. Ricordo che erano tutti eritrei, era un barcone di oltre 500 eritrei. Gli eritrei sono quelli che scappano per la libertà, sono molto determinati, coraggiosi, forti. E intanto quella volta lì, non so se vi ricordate come è successo quel naufragio, loro erano arrivati proprio molto vicino alle coste di Lampedusa, c'hanno una avaria, la barca si ferma a meno di un chilometro
già si era vista, avevano visto l'isola. Era notte però. Era notte. Questa organizzazione criminale sottrae tutti i beni alle persone che imbarca e quindi nessuno aveva neanche un cellulare, nessuno di loro aveva un cellulare, tranne uno dei due scafisti, aveva il telefono satellitare, che però appena ha visto di essere arrivato quasi a Lampedusa si è liberato del telefono, perché altrimenti scendeva con la scritta "io sono lo scafista". E uno poi morì nell'incendio che è scaturito proprio per lo scafista ha preso una coperta, l'ha imbrattata di benzina e ha acceso un fuoco per segnalare la loro presenza, perché già due barche non l'avevano visto, non avevano voluto vederli. E scoppia l'incendio, il barcone è strapieno, il panico, loro si muovono e si ribalta il barcone. La maggior parte non sa nuotare. Quasi nessuno sa nuotare, soprattutto quelli che sono dentro la stiva poi non hanno nessuna speranza. Uno scafista muore, questo resta vivo, c'ha il braccio ustionato, insomma viene riconosciuto, perché generalmente nei confronti degli scafisti, anche quando sono scafisti veri e anche quando sono, perché non sempre sono, fanno parte dell'organizzazione criminale gli scafisti, in questo caso sì, però comunque sono protetti dai migranti, perché comunque è quello che li ha traghettati, insomma. In questo caso loro lo hanno indicato perché è stato responsabile del naufragio, ma qualche giorno dopo passò da Lampedusa un somalo che era uno di coloro che li aveva sequestrati lungo il viaggio nel deserto, tenuti prigionieri e a cui avevano dovuto pagare il riscatto per essere liberati e continuare il viaggio, che aveva stuprato, non direttamente, comunque aveva partecipato a stupri, violenze, torture, le cose raccontate dai superstiti sono terribili. E la novità di questo processo è che la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, se ne occupa, quindi avoca il procedimento dalla Procura di Agrigento, perché i giovani magistrati della DDA decidono che non si tratta di traffico di migranti, ma di tratta di esseri umani, che quindi è un reato assimilabile a quelli mafiosi, la cui competenza è loro. E questa sentenza apre un mondo e mette in discussione anche questa distinzione che ora si fa, che l'Europa impone, tra migranti economici e richiedenti asilo, insomma, e aventi diritto all'asilo, perché queste persone vengono sequestrate, tenute, stiamo parlando di questi che viaggiano coi barconi, cioè alla fine chi sale sul barcone non è più un passeggero o un migrante irregolare, illegale, ma è una vittima di tratta di esseri umani. E c'è un'intercettazione che fa venire brividi, perché abbiamo definito il decalogo del perfetto trafficante. Uno degli organizzatori, che si trova in Sudan, parla con lo scafista rimproverandolo aspramente, dicendogli "sei un cretino perché hai fatto succedere un macello, ne sono morti tanti e non se l'è filati mai nessuno, ora con questi morti nostri sta succedendo un macello", quindi l'attenzione che aveva creato sto naufragio gli dava fastidio e gli diceva "tu hai sbagliato a liberarti dal telefono, dovevi chiamarmi e io ti avrei detto cosa dovevi fare, quando hai acceso il fuoco sei stato tu a fare ribaltare la barca, perché quando qualcuno comincia a muoversi tu lo devi picchiare e se continua tu lo devi uccidere e lo devi buttare in acqua". E io li avevo già sentiti i racconti di ragazzini che hanno visto uccidere i genitori sul barcone, di famiglie che sono arrivate decimate per questo, perché
basta una crisi, stai 3 giorni seduto, immobile, ti fai bisogno addosso, hai... non ragioni più, lo sai che stai rischiando la vita, ma c'hai... basta che ti alzi e metti a rischio il barcone, ti eliminano. Quindi quello che succede su questi barconi è indescrivibile, inenarrabile, è inimmaginabile. Quindi come combatterli però? Da questa indagine ne sono scaturite altre 3. Il processo è arrivato già in secondo grado, che ha confermato le condanne di primo grado, 30 anni per il somalo e 20 anni per lo scafista. Hanno arrestato altre 13 persone, ma tante altre non hanno potuto arrestarle perché si trovano in Libia, si trovano in Sudan, ma si trovano anche in Europa. Quelli che hanno arrestato vivevano ad Agrigento, nel centro storico di Agrigento, in Italia, ma ne hanno rintracciati anche in Germania, in Francia. Hanno chiesto alla magistratura, che però non ha autorizzato le intercettazioni, perché loro non hanno, diciamo, sposato questa teoria che il reato è tratta di esseri umani e non traffico di migranti. Quindi la vogliamo combattere, sta criminalità organizzata? Va fatto a livello europeo, va fatto in maniera seria e non con le uscite propagandistiche, andiamo a bombardare i barconi, che è una roba impossibile oltre che stupida. E si potrebbe fare un parallelo tra per l'accoglienza che ha comunque il popolo di Lampedusa, come anche quello delle Puglie, quando c'è stato l'arrivo di quella di 20.000 albanesi 25 anni fa ormai. E poi anche mi era venuto in mente guardando il film, perché pensavo alla scena di Nanni Moretti, in cui quella scena anti-Ulivo in cui filma il barcone albanese che era arrivato nel porto e poi sfortunatamente era stato affondato. E allora le volevo chiedere se c'era questa differenza tra lo spirito umanitario, diciamo, degli italiani, magari anche del sud Italia, differente dall'accoglienza che non c'è per esempio negli altri paesi. Ho fatto un incontro col sindaco di Coro, che in privato si è scusato, ha detto io qua, io là, ma sono i giornalisti, i miei concittadini non sono così, se ci avessero avvisato prima. Il fatto è che il governo ha requisito questo immobile, se invece me l'avessero detto prima io avrei potuto avvisare, eccetera. Poi invece durante la trasmissione dove eravamo assieme è venuto fuori che lui sapeva tutto da 6 mesi, che era da 6 mesi che il prefetto Morcone, che è a capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, gli scriveva per dirgli come sta, cioè, i prefetti stanno cercando posti dappertutto, per dirgli di dammi anche 5-8 posti letto, ma insomma abbiamo necessità. Sapevano che c'era questa struttura pubblica che era della provincia, quindi poi sto a requisire, quella era una struttura pubblica, quindi lo sapevano perfettamente che non volevano che fossero avvisati che stavano arrivando queste 8 donne e questi 5 bambini. Lo dimostra il fatto che hanno fatto le barricate, cioè che hanno dovuto andare a cercare ste pedane, hanno dovuto organizzare, cioè non è che uno si trova la pedana a portata di mano per bloccare fisicamente un pullman, no? E però poi lui alla fine ha detto, se fossero arrivati dal mare come arrivano da voi, anche noi li avremmo accolti. Ho detto, guarda che quelli là sono arrivati dal mare, cioè non volano, cioè da i neri non volano, arrivano tutti dal mare. Tra l'altro c'era una donna incinta che ha partorito in questi giorni, ce n'era una devastata
da ustioni, torture, una vittima di tratta di donne. Io penso che sì, che noi non è che siamo più accoglienti perché siamo più buoni, perché siamo diversi, anche perché sto racconto che noi siamo più buoni e quindi siamo più accoglienti, eppure qualcosa che noi ci dobbiamo, diciamo, rifiutare di fare. Non siamo più abituati all'incontro con l'altro, perché nei posti di mare ultimamente non mi ricordo chi mi ha... E questo è anche un po' il tema del film, peraltro, sì. Insomma, di Chiarelese. Mi ha intervistato un giornalista straniero e mi ha detto: ma lei si ricorda quando è stata la prima volta? Lei è nata a Lampedusa? Ha detto sì, sono nata a Lampedusa. Ma si ricorda quando è stata la prima volta che ha visto uno straniero? E io, anche se mi sforzo, non me lo ricordo. Cioè, per me, che sono nata in un'isola... Io, per dire, mi ricordo perfettamente la prima volta che ho visto un albero. Un albero oggi, no? Perché Lampedusa è desertica. La prima volta che ho visto la neve. Mi ricordo tante prime volte, che erano anche dei miei, diciamo, sogni di bambina, prima che, no, che io cominciassi a viaggiare, a girare un po'. Ma non mi ricordo di avere subito sto trauma o sta grande sorpresa dello straniero. Quindi... è che noi, diciamo, viviamo in un ambiente in cui troviamo naturale incontrare l'altro e non carichiamo l'altro di significati, diciamo, pericolosi, ecco. Anzi, forse ci incuriosiscono. Cioè, generalmente chi vive in un'isola e c'ha questo orizzonte, cioè, arriva uno, no? Lo guardi anzi con curiosità. Non lo guardi con paura. Quindi, se c'è una differenza, è questa. Ma poi, diciamo che i valori si imparano, si acquisiscono, ci si educa all'accoglienza, alla convivenza, all'incontro. È tutta qui la differenza, non è... E poi c'è il tema del sud del mondo, un tema molto caro ad Ascanio, che si potrebbe tradurre, diciamo, che tra sfigati ci si riconosce a volo e ci si solidarizza molto più facilmente. Tutto qui. Però, insomma, sta cosa che noi siamo buoni, che noi meritiamo il Nobel, anche il Nobel, forse... un premio Nerone a chi sta sterminando i bambini in Siria, a chi non... Premio Nerone. Sì, un po' come il premio Attila si dà a chi devasta l'ambiente, chi no. Un premio Nerone, cioè non va dato il Nobel a chi è normale, cioè bisogna un po' invertire questa cosa. Se Lampedusa deve... io mi sforzo questo di... è perché noi li vediamo, sappiamo, no, più cose, parliamo con loro, che ne so, ci sono persone che non ti dimentichi più, perché se ci sono appunto il ragazzino che arriva solo perché il papà è stato ammazzato sul barcone, una famiglia del Darfur che è partita con 5 figli e ne sono arrivati 3, perché 2 sono morti, una cadendo dal camion, quello con cui attraversano il deserto, e l'altro per una malattia per la febbre alta, insomma non lo so che cosa ha avuto, comunque gli è morto quest'altro bambino nel campo di prigionia, oppure un uomo che non ha mai parlato, che si dondolava e mi spiegavano che era perché aveva perso tutta la famiglia nel viaggio, era rimasto solo. Tu pensa, un uomo che parte per dare una speranza, no, ai figli, che invece arriva qui solo. Cioè, oppure un ragazzo laureato in relazioni internazionali, sudanese, che mi veniva a trovare perché voleva
che gli facessi leggere le notizie, quello che succedeva nel mondo, che quando ha capito lo spot, gli ho spiegato lo spot, da qui non si parte se non lasci le impronte, perché... L'hotspot, vabbè, sapete cos'è, quello che prima chiamavano CIE, CPT. Centro di prima accoglienza, ora hotspot. CPS. Questi nomi. Così devi lasciare le impronte, perché ora con l'allarme terrorismo, eccetera, non si parte da Lampedusa senza avere dato le impronte. E i sudanesi, sono considerati migranti economici, mentre invece nel Sud Sudan c'è la guerra, insomma, molto più complessa la cosa. E lui, quando ha capito questo, mi ha detto: beh, allora era meglio che morivo in mare, che morivo sul barcone, perché poi loro indietro non ci possono tornare. Primo, perché non hanno più nessun valore, e quindi chi torna indietro ti affidi al trafficante, ti abbandona nel deserto, e chi si è visto. Due, perché hanno un fallimento che non possono raccontare, hanno tradito tutte le speranze. Molti di loro hanno prosciugato tutti i risparmi della famiglia, non della sua famiglia, ma della famiglia allargata. Un ragazzino egiziano tredicenne che è arrivato, che forse l'avete pure letto sui giornali, perché doveva venire a cercare un ospedale che curasse il suo fratellino con una malattia molto rara e che in Egitto non potevano curare. E lui ci ha raccontato che ci sono state lunghe riunioni di famiglie allargatiste, che tutti hanno tirato fuori i soldi, hanno scelto lui perché era il più... i genitori, eccetera, lavoravano, non potevano... le mamme avevano bambini piccoli che non potevano lasciare... era il più grande, diciamo, il più forte e il più grande tra i figli. Se sto ragazzino non fosse arrivato, era una disperazione. Poteva curare il fratellino, tutti i soldi erano finiti, risparmiano, si indebitano, e poi per pagare questi debiti finiscono per prostituirsi, entrano in cose indicibili. Quindi quello che di speciale, ecco, abbiamo noi è questa conoscenza, questo privilegio, perché è un privilegio essere testimoni di una delle cose più importanti e drammatiche del nostro tempo, che è una delle cose che forse nel futuro sarà anche ricordata come, non solo come una vergogna, ma anche come una opportunità. Sarà un domani in cui diranno: meno male che sono arrivati sti migranti, altrimenti sta Europa di vecchi sarebbe tutta all'ospizio. Beh, mi sembrava una chiusura drammaturgicamente onorevole. Grazie a Giusy Nicolini.